Un equilibrio tra l'uomo e la natura. È con queste parole che Francesco Cassarà spiega il senso di questa sua opera. È lui stesso, oggi novantenne, a mostrarcela e a spiegarcela raccontandoci anche degli anni in cui ha lavorato con lo scultore Pietro Consagra per realizzare opere artistiche a Gibellina Nuova nel pieno della ricostruzione dei paesi della Valle del Belice colpiti dal terremoto del 1968, ricostruzione su cui si incentrò molto l'attività politica del senatore e sindaco Ludovico Corrao. Francesco Cassarà è fratello del defunto Mariano Cassarà, anche lui dotato di una vena artistica applicata nella realizzazione di opere scultoree. E di Francesco Cassarà scrive la figlia di Mariano, Angela Cassarà. Caos e armonia, infatti, il titolo che Angela Cassarà ha dato alla propria recensione di quest'opera. Ascoltiamola. Oggi per arte si intende qualcosa che riesce a comunicare emozioni e sensazioni attraverso un'immagine che ha un valore estetico. Per la realizzazione dell'opera, lo scultore Francesco Cassarà utilizza il ferro e ne fa emergere la plasmabilità, piegandolo al suo volere artistico. L'opera, carica di significati, è formata da una grande ruota che gira lentamente attorno al suo asse asimmetrico, così come fa il tempo spettatore silenzioso e invisibile degli eventi. All'interno si trovano tre cerchi suddivisi in settori colorati che cambiano continuamente posizione grazie alla forza di gravità che lega il loro movimento a quello primario della grande ruota. Questo movimento secondario fa sì che gli stessi colori dei diversi cerchi coincidano ciclicamente a rappresentare un equilibrio di parti apparentemente non collegate, così come spesso avviene in natura. I cerchi presentano dei fori attraverso i quali si intravede lo sfondo dipinto che rappresenta le stagioni, i diversi paesaggi della natura e alcune invenzioni dell'uomo che hanno segnato delle tappe fondamentali della sua esistenza. Altri tre cerchi più piccoli, anch'essi mobili, completano l'opera. Fissati a questi ultimi ci sono i simboli dell'uomo e della donna. Rappresentano le coppie unite e stabili, così come avveniva un tempo, destinate a dividersi, come sempre più spesso accade oggi. Ancora una volta, prosegue Angela Cassarà, l'autore dell'opera vuole esprimere un suo pensiero. Le coppie stabili di un tempo erano spesso costrette a restare unite semplicemente per necessità o per convenienza. Oggi invece avviene spesso il contrario, grazie alla libertà, all'istruzione, all'indipendenza e alla facilità di spostarsi da un continente all'altro, con la conseguenza di una discendenza umana che prescinde da quelle che vengono erroneamente chiamate diverse razze. Le varie parti dell'opera si muovono in sincronia a rappresentare la perfezione dell'universo che, originato dal caos, si è trasformato in una perfetta armonia. Al centro di questo immenso sistema c'è l'uomo che, con la sua capacità di sfruttamento delle risorse predominante invasivo, interviene continuamente sugli ambienti della natura per renderli sempre di più adatti alle sue esigenze di vita. Tutto ciò nel tempo ha avuto come conseguenza la trasformazione spesso radicale e reversibile del paesaggio. Questo comportamento rischia però di trasformare l'uomo in una vittima di tale degradazione. Occorre allora correggere i modelli di crescita e prevedere il futuro agendo sul presente. Ciò è possibile soltanto utilizzando la più grande risorsa a disposizione degli uomini, l'intelligenza. Sul finire di questa giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, qui proprio accanto al cimitero Spirito Santo, troviamo un'officina in cui il nostro sguardo è calamitato da questo insieme di ruote e c'è chi può spiegarci di cosa si tratta. Buonasera. Buonasera, buonasera. Abbiamo il piacere di parlare con... Lei si chiama? Cassarà Francesco. Francesco Cassarà. Ma che
Che cosa abbiamo qui di fronte a noi? Ci spieghi? È un'opera che ho fatto io, tramite che Gonzaga mi ha influenzato con l'arte, perché io non è che sono un artista, ma ho fatto tante opere per Gonzaga e Gibellino, ho fatto Cancelli di Gibellina, e tramite questo mi ha influenzato a fare una cosa e mi sono permesso di fare questa opera, chiamiamo opera cinetica. Opera cinetica? Opera cinetica, opera in movimento. Un'opera in movimento. La particolarità di quest'opera, è che la massa, questa massa gira azionata da un motore. Invece queste sono ruote libere che le possiamo fermare o le possiamo fare girare come vogliamo. Allora sono ruote libere che rappresentano anche la libertà, come la libertà. Ma la libertà guidata né da destra né da sinistra, ma guidata dalla forza di gravità. E la particolarità di questo movimento è la gravità, perché sono ruote libere, appese alla massa. E sono ruote libere, chiamate ruote libere. Ma per forza di gravità, come noi siamo trattenuti nel mondo per forza di gravità, siamo trattenuti tutti gli esseri viventi, non solo gli esseri umani. Lei ha dato un titolo specifico a questa sua... Ma un titolo, sono critici che si sono permessi di dare un titolo, ma il vero titolo che volevo dare io è l'uomo, equilibrio fra l'uomo e la natura. Loro hanno messo, secondo questi critici che hanno fatto questa descrizione, questa recensione, come la volevamo chiamare, hanno messo caos e non mi viene. Caos e armonia. Ognuno, allora io ho un'altra idea, ma ognuno che viene dice la sua. Questi hanno messo caos e armonia perché hanno ricavato, secondo loro, ognuno dice la sua. Io per me era sempre equilibrio, uomo e natura. Facciamo un passo indietro cercando intanto di capire che materiali lei ha utilizzato e come le è venuta l'idea di realizzare appunto... L'idea, perché prima di questa ne ho fatta una che è alta 9 metri, che c'è la fotografia alta 9 metri, l'ho fatto a tempi di Gonzaga, a tempi di Corrao, a Gibellina. Mm-hmm. E mi hanno pregato tante volte di portarla a Gibellina e metterla là. Ma poi io non me la sono sentita per smontarla, andare a montare, è rimasta qua, così. Ma quella è installabile, l'hanno definita che è installabile perché è troppo grossa, vuole essere smontata un cerchio di 9 metri di diametro e non si può trasportare, vuole essere smontata, tagliata, e allora non me la sono sentita, è rimasta nel mio giardino, diciamo, quell'opera, e ancora esiste. E io ho fatto sempre il cancello di Gibellina, tramite Gonzaga, il progetto, anche ho lavorato per la stella che esiste, che poi non l'ho finita io, ma l'ho fatto tanto lavoro come la progettazione insieme a lui, il modellino che ce l'ho io, uno qua e uno al museo, museo a Gibellina. Lei adesso, suppongo, in pensione, che attività svolgeva esattamente? Ma io attività ho fatto di tutto, ho incominciato con l'agricoltura perché ho la quinta elementare, non sono andato a scuola e me ne sono andato con mio padre che era agricoltore. Poi dopo di questo abbiamo lavorato in un'impresa e poi sono riuscito io a fare il direttore tecnico dell'impresa Cassarà, perché allora si poteva fare senza titolo di studio, con l'attestato mi sono iscritto all'albo, è stata una grande impresa che abbiamo fatto tanti lavori, di cui pure Gibellina, che poi a Gibellina ho conosciuto tutti questi artisti, persone, siamo rimasti amici sia con Corrao che era paesano, ma soprattutto con Gonzaga, che Gonzaga ha fatto tante cose e siamo amici oltre che abbiamo lavorato insieme. Un laminato tutto in ferro di uno spessore, l'opera ha preso 18 quintali. Mm-hmm. 18 quintali, perché tutto quindi ferro, tutta in ferro? Tutta in ferro massiccio, sono spessori di ferro di 8 mm, di 1 cm, tutte queste cose sono fatte massicce, sono fatte per durare. E poi è tutta programmata, ideata, con la cuscinetta, la tornitura,
è fatta per durare a lungo, per durare anni e anni e anni e anni, senza manutenzione alcuna, perché è tutto su cuscinetta, lubrificate e perpetue, che possono girare perpetue. Ognuno di questi ci sono due cuscinette dentro, sono appese, ma sono libere, io le posso fermare o le posso fare girare. La particolarità non è una novità, la particolarità è che sono ruote libere come la libertà, si può paragonare, ma nello stesso tempo sono sincronizzati perfettamente con la forza di gravità. La forza di gravità specifica tutto questo perfettamente. La parte in movimento è la massa, la chiamiamo la massa, che è la ruota grande, che permette di vedere le stagioni. Le quattro stagioni, quali scopre? E là sono coperte, poi scopre, però siamo nell'inverno, poi la primavera, poi l'estate, la cosa. Allora la massa che gira è questa, la massa motrice, ma queste sono ruote libere, per gravità sono sincronizzate perfette, per gravità. E dietro c'è il meccanismo che fa girare qua, tutto su cuscinetto, tutto autolubrificante, perché dura nel tempo, può durare 100 anni senza che abbia bisogno di manutenzione. Tutto proporzionato bene con tutte le... Guardiamo dietro. Sì, ci accompagna, grazie. Allora, questo è un motore il più piccolo che esiste, perché gira con un dito. Attraverso tutto questo riduttore, e qua c'è un interruttore che ferma l'opera completamente. Ora facciamo così, è un interruttore di sicurezza, e là si ferma e può girare pure. Gira, si spegne ed è tutto automatico. Questo è un variatore di velocità, che fa 10 giri in un minuto, oppure per ora veloce si fa 2 giri al minuto. Quando gira lentamente si osserva ancora migliore girando lentamente, non col video è meglio che gira veloce, ma poi lo facciamo girare lentamente. Là mi sono dimenticato che là ci sono tutte le finestre davanti, se ci torniamo di nuovo. Certo, ora ci ritorniamo. Ah, giusto. No, non c'è bisogno. Questa è la primavera, questa è l'estate, questi fori sono come la trasparenza, questi fori possono significare la trasparenza, che si intravede dietro, si vede la luna là, è il cielo stellato, questo è tutto un cielo stellato, tutto un cielo stellato. Questa gira con un dito, si ferma così, si ferma la distanza e si fermano tutto, un momento che la fermiamo. Così è ferma, no? E tutto è fermo. E si ferma ora con questi triangoli. Ora forma un triangolo, che questo è un ciclo. Io lo chiamo così. I triangoli piccoli a centro, il verde, si formano di tre triangoli, formano un triangolo più grande e tutte le linee che corrispondono tutte, fermandosi così. Ci sono le linee per particolari. Tutte queste linee sono sincronizzate, perfette, sempre per forza di gravità, non perché... Poi girando la massa cominciano a girare pure quelli, non girare, si trasformano in movimento. Poi si può girare, ma con un dito si ferma e con una mano gira sola. Per ora è messa come in folle, è messa senza motore, per ora è un motore spento. Si gira a mano e gira con facilità. Tutta la massa è equilibrata, precisa, equilibrio. Ma lei mi scusi, quanto tempo ci ha messo a costruire? Ma io ho lavorato un anno e mezzo, perché il tempo me lo prendo, perché ho 90 anni quasi. Fatto. Lei ha 90 anni e li porta benissimo. Anni, l'ho fatta tutta con le mie mani. Queste le ho piegate io, queste le ho tagliate. Le sono fatte tagliare perché non ci sono le macchine per tagliare. Ma poi tutte queste qua, l'arrotondamento, l'arrotolamento, tutte queste che sono fatte a mano, tutte queste. Queste sono le bordure come la finestra aperta
che è la trasparenza che fa intravedere quello che c'è dietro. Le fore non sono per la bellezza. Questo particolare qua di cerchio imita questo, che è eccentrico, fuori centro. Ci sono dei precisi simboli che lei ha scelto di mettere appunto in quest'opera e che rappresentano? Questi simboli rappresentano? I simboli che si chiamano uomo e donna. E allora, ecco, questi donna, che vediamo se qui. Se prendiamo questo particolare, questo è un uomo e una donna, che significa la coppia fissa, che una volta era obbligatoria, ora ci stanno fino a che va, condivisa. E allora è meglio ora che è condivisa che allora che era obbligatorio. Per necessità stavano insieme, ma non c'era più. Gli altri, queste qua, si possono dire sempre simbolo tra uomo e donna, tra uomo e donna, che sono una volta un uomo e una donna, ora una donna e una donna, un uomo e un uomo e una donna. Ora nel prossimo giro si riunisce sempre un uomo e una donna, un uomo e una donna e un uomo e una donna. Al prossimo giro di nuovo si unisce di nuovo donna e donna, uomo e uomo e un uomo e una donna. Poi io mi sono permesso di fare, perché il simbolo vero e proprio è questo rotondo. Il quadrato l'ho inventato io, perché c'è un motto che dice conosci tu un numero quadrato, detto in siciliano. E allora questi sono l'uomo quadrato o la donna quadrata e il rotondo, per significare la razionalità, l'impulsività di una persona. E questi buchi sono come una finestra aperta, che è la trasparenza, e ecco, far vedere il dentro. Finestre questo, che come vediamo sono anche finestre. Questo è un cielo stellato. Sul mare, finestre che ci consentono di vedere anche il cielo. Questo è un cielo stellato. Questa è la luna. La luna, ecco. La vediamo. Luna che gira così. Si vede, sì. E qui vediamo altri particolari, vedete un po'. Particolare, sì. Ma lei è anche un pittore, oppure ha utilizzato dei materiali no, già resistenti? No. La pittura non l'ho fatta io, l'ho dettata io quello che dovevo fare, le stagioni e tutte le cose, però a mano io non so pittare, diciamo, non so, ma è fatta tutta a spruzzo di un bravo ragazzo che fa tatuaggi, che si chiama Francesco Caruso, okay. Uno di Castellammare, bravissimo nel fare tutto questo cielo stellato e tutti questi. Se vuole vedere, lascia su uno per esempio l'impronta dell'uomo, chi tu che ha fatto l'uomo, ci sono le pale elettrici nell'inverno, la neve, la neve. Ora qua ci sono le pale eoliche, queste sono le pale eoliche, ecco, che si intravede dietro, si diventa vedere. Vediamo nel frattempo qui altre immagini che adesso ci spiegherà meglio lo stesso Francesco Cassarà. Che cosa vediamo noi in queste foto? Questa è nell'inizio che la costruivo, è smontata, la ruota è smontata, e questa è la parete che non si vede, che sarebbe la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Senza la ruota, senza le... Dove sono state... la struttura portante, questa. Che allora, qua c'è un cuscinetto. Questa è invece quella che ho fatto 20 anni fa, nel 1999. E dov'è qui? Questa qua ce l'ho nel giardino, se qui un giorno la vuole filmare, questa è bellissima, questa gira su se stessa, gira una ruota in avanti a un orario e una anti-orario, e nello stesso tempo gira tutta così, gira tutto, fa tutto il giro, e nello stesso tempo compone pure per forza di gravità, compone queste segni. Questa lunga e complessa spiegazione fornitaci dall'autore, dal creativo, insomma, che
ha realizzato questa opera veramente, veramente interessante. Non ci resta che passare ai saluti e anche ai ringraziamenti. E ringraziamo quindi per l'ospitalità anche il signor Pirrello. Onofrio Pirrello. Bene, noi vi salutiamo e adesso non ci rimane che attendere dove esporrà questa sua opera adesso. Rimarrà qui, insomma, che ne farà? No, questa opera, siccome aspettiamo il permesso del sindaco, dell'autorità per poterla esporre in piazza, allora cortesemente il signor Pirrello mi ha offerto di metterla qua, perché fuori non la lasciare fuori, l'ho messa dentro, ma è messa in linea, ancora non è stata ancora presentata. È la prima volta che abbiamo l'intervista, è la prima volta che si sta mettendo in pubblico, perché non lo conosce nessuno. E partiamo di qua con la speranza di poterla portare poi in paese o anche in qualche altra città, se l'opera se lo merita. Se l'opera se lo merita, possiamo arrivare pure a un'altra città. Intanto, auguri e complimenti. Grazie dell'intervista, grazie a tutti.